Buongiorno a tutti, iniziamo questa celebrazione che entra nella tradizione natalizia della nostra parrocchia, perché già nel 2009-2010 avevamo iniziato questa bella tradizione, ricordando davvero tutte le associazioni combattentistiche, militari, tutte quelle persone che veramente fanno ancora oggi, nonostante non abbiano più la divisa, fanno volontariato. Ed è per loro che vogliamo esprimere, attraverso la preghiera, il nostro grazie. E vogliamo anche deporre sull'altare le nostre intenzioni, ricordando tutte quelle persone che non sono più fisicamente accanto a noi, ma che certamente pensiamo nella gioia e nella gloria dei santi in paradiso. E in particolare ricordiamo i nostri genitori e Montagnino Giovanna. È difficile in questo momento commentare i brani della parola di Dio che abbiamo ascoltato, perché sono di una estrema attualità, anche se questa parola è stata scritta prima della venuta di Gesù Cristo, anche se la parola del Vangelo ci è stata tramandata da coloro che hanno vissuto al fianco di Gesù, gli evangelisti, gli apostoli. Questa parola interpella oggi ciascuno di noi, perché quando ci parliamo vogliamo dirci qualcosa, vogliamo comunicare tra di noi ciò che davvero rende la nostra vita significativa. Vogliamo condividere ciò che ci dà entusiasmo, gioia, sensibilità. E allora la parola diventa lo strumento per esprimere ciò che sentiamo dentro. E allora tre brevi pensieri. Primo pensiero, richiamo il Salmo in cui si dice «Ecce quam bonum et quam jucundum habitare fratres in unum». Ecco come è bello e come è gioioso lo stare insieme da fratelli e amici. Non c'è stata nessuna norma, nessuna legge e non ci sarà mai nulla che ci può obbligare a entrare in comunione fraterna tra di noi e con il Signore Gesù. Ce lo dobbiamo sentire dentro, in nome di quella libertà di cui Dio stesso ci ha rivestiti. E questa libertà da creatura mi porta a riconoscere che la mia vita e il tutto di me stesso non dipende da me. È Lui la fonte vera della vita, della gioia, di tutte quelle capacità e quei talenti che ognuno di noi ha in sé, non per tenersi dentro, ma per esprimere in gesti di attenzione, di rispetto, di accoglienza, di disponibilità, di servizio, di ascolto e di perdono. Dicevo stamattina, a messa delle 9, abbiamo in mano un'arma che ci rende vincitori su tutto e su tutti, e non sono le armi che si usano per fare la guerra, è l'arma del perdono. Se fossimo davvero capaci di perdonarci, non ci sarebbero contrapposizioni, non ci sarebbe la superbia, l'invidia, la gelosia, l'orgoglio, ma ci sarebbe questo desiderio davvero di fissare il nostro sguardo nello sguardo dei nostri amici e riconoscerci che siamo tutti fatti della stessa carne e che tutti siamo scaturiti da quella fonte stupenda che è la vita di Dio. E allora altri due pensieri che ricavo dalla prima lettura, quando il profeta Isaia cerca di spronare Acaz, no? E gli dice: «Oi, che stai a fare?
Guarda che ti devi fidare di Dio. Dio non ci abbandona mai, siamo noi che lo abbandoniamo. Ed è inutile che tu ti preoccupi, no, di mettere insieme un esercito, no, di organizzare la vita politica e sociale del tuo regno. Lascia fare a Dio. E la risposta che Acaz dà non è espressione di quella disponibilità a collaborare con Dio. Dice no, io non chiedo a Dio nessun aiuto, basto a me stesso. Quante volte anche noi oggi la pensiamo così e scegliamo di vivere così, il bastare a se stessi, l'essere l'ago della bilancia della nostra vita, incoscienti che il tutto di noi dipende da Lui. E allora ecco che Isaia prende in contropiede il re Acaz. Ah sì? Tu ti fidi delle tue forze, del tuo esercito, della tua politica, della tua economia? No. Dio agisce attraverso un'altra strada. Ti darò un segno semplice, umile, povero. Una vergine concepirà un figlio e lui verrà chiamato Emanuele, cioè Dio è con noi. E qui lascia intervenire San Paolo che dice, ma se Dio è con me, chi oserà mettersi contro di me? Ecco, a volte non siamo capaci davvero di trattenere in noi questa certezza che Dio è con me. E non devo avere paura, non devo avere timore, non devo assolutamente lasciarmi condizionare, non devo fare come fanno tutti gli altri. Perché noi siamo cristiani, altrimenti che ci stiamo a fare sulla faccia della terra? Quello là, 2000 anni fa, parlando ai suoi discepoli, ha detto chiaro e netto, voi siete il sale, voi siete la luce, no? Voi siete il lievito. Non ha detto, voi cari miei discepoli, siete il miele. Questa parola nel Vangelo non esiste, perché noi cristiani abbiamo come vocazione quella di dar fastidio. Dobbiamo essere dei pugni nello stomaco di fronte a quella gente che pensa di risolvere tutti i problemi presenti sulla faccia della terra senza invocare colui che è la fonte ed è la risposta unica a tutti i problemi presenti nella nostra società. Il secondo, terzo pensiero lo ricavo dal Vangelo. Molto bello. Questa pagina di Vangelo a me piace un casino perché veramente a volte la leggiamo tante volte durante l'anno, la leggiamo in un modo superficiale, senza comprenderne il significato. Chi è il protagonista di questa pagina stupenda che Matteo ci ha trasmesso? Giuseppe, non io, San Giuseppe. E perché è importante la figura di San Giuseppe? A parte che il nome significa uomo giusto, uomo onesto, uomo leale. A trovare queste cose oggi ci vogliono i binocoli o le lenti di ingrandimento. Dov'è l'onestà oggi? Dov'è la giustizia oggi? Ecco perché davvero San Giuseppe diventa un punto di riferimento. Come ce lo descrive Matteo nella pagina di Vangelo che abbiamo appena ora ascoltato? Considerando tutte queste cose, Giuseppe fa una scelta ben precisa. Da una parte deve obbedire perché è un bravo ebreo, discendente dalla casa di Davide. Deve obbedire alla Torah, alla legge, quella legge pazzesca, inventata dagli uomini, non da Dio, perché Dio sul Monte Sinai ha consegnato a Mosè 10 parole, non 623 comandi, no? Privazioni, eccetera, eccetera. 10 parole, che sono le 10 parole di vita. Ebbene, Giuseppe è di fronte alla Torah. E cosa dice la Torah? Quando un futuro sposo si accorge che la futura moglie è incinta, la deve ammazzare, la deve uccidere a sassate.
Questa legge purtroppo c'è ancora oggi, in certe nazioni, in certi stati, dove la Sharia regna. Ebbene, Giuseppe vorrebbe obbedire a questa legge, perché vuole essere un bravo ebreo, ma meditando su ciò che ha davanti, ecco che fa agire il proprio cuore, non la legge. È il proprio cuore è capace di amare, e il proprio cuore si apre anche al mistero. Ed ecco che allora decide di rimandare in segreto Maria. E qui entra una realtà di cui noi oggi dobbiamo prendere coscienza. In sogno. Guardate che importante questo, eh? Io lo dico sempre. Chi non sa sognare non ha futuro. Perché è il sognare che mi permette un impegno più costante, più coerente, più giusto nell'oggi, affinché davvero il domani possa esprimere tutte quelle realtà positive che io sogno e desidero oggi. E San Giuseppe è l'uomo dei sogni. Quante volte ha sognato? Anche noi, quante volte? No, facciamo dei sogni, a volte un po' strani, ma a volte dei sogni anche rilassanti. E allora ci alziamo con più grinta, con più fantasia, con più inventiva, per poterci mettere sul cammino quotidiano della nostra vita. E così è stato per Giuseppe. Appena si sveglia, ecco che fa la sua scelta. Non più obbedire alla legge fatta dagli uomini, perché San Paolo addirittura dice: le leggi inventate dagli uomini uccidono, non ti aiutano a vivere bene la tua vita. Quindi non obbedisce più alla Torah, ma obbedisce al suo cuore. E davvero uomo accoglie Maria negli spazi e nei confini della sua esistenza. E qui inizia la bella avventura di una famiglia semplice, una famiglia povera, ma una famiglia che si fida di Dio. Allora permettete e chiudo. Ieri ho fatto in fretta e furia questo presepio, no? Aiutato da Don Eloge. Provate a guardare un po' da che cosa è caratterizzato il presepio che quest'anno io ho inventato. Dalla presenza di tre coppie, tre. La coppia centrale, Maria e Giuseppe, che aspettano Gesù, e altre due coppie. Ecco perché oggi è importante, cari, rivalutare, rivedere, rianimare la famiglia. Certo, la famiglia piccola chiesa, la famiglia domestica, ma anche la famiglia sociale. Qui abbiamo il sindaco, e quanto è difficile guidare, no, una famiglia a livello sociale, politico, eccetera, eccetera. Abbiamo anche le forze dell'ordine, quanto è difficile, no? Chiedere obbedienza a chi fa parte della grande famiglia sociale, a quelle norme, a volte elementari ma necessarie, per realizzare una convivenza fatta di rispetto e di accoglienza nelle diversità. Perché il Padre Eterno non ci ha clonati, ci ha creati ognuno diverso dall'altro, ci siamo? E poi la famiglia ecclesiale, siamo noi, che alla domenica sentiamo il desiderio di venire in chiesa, ma non per sentire la predica del prete, che può anche stufare a volte, no? Ma per ascoltare la parola di Dio. Il Verbo di Dio, dice San Giovanni, nel prologo del suo Vangelo, quindi la parola di Dio, si è fatta carne in Gesù Cristo. Questo è il Natale. Senza tanti orpelli, senza tanta scenografia che non serve proprio a niente se non a distrarci, perché chiedevo ai ragazzi, no? Chiedevo che cosa vuol dire Natale oggi, e uno giustamente mi ha detto la nascita. È vero, il Natale è la nascita, quindi non è solo il ricordare che Gesù nasce o è nato 2000 anni fa, ma è ricordare che ciascuno di noi è nato, è venuto alla luce. Ciascuno di noi ha in mano la sua vita e dobbiamo viverla con gusto, questa vita, con entusiasmo. È questo che mi fa paura.
la rassegnazione. E quando c'è la rassegnazione non c'è futuro, non c'è capacità di sognare, non c'è in noi il desiderio di fare di San Giuseppe l'emblema, il punto di riferimento, l'esempio da imitare. Ecco, questo è quello che volevo partecipare oggi a tutti noi in questa celebrazione bella, solenne, significativa, affinché uscendo dalla Chiesa abbiamo a sentirci un po' più ricchi interiormente, moralmente e anche religiosamente. Attenti! Preghiera per la patria. Dio onnipotente ed eterno, cui diamo gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono, donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Riposo. Seduti, prego. Solo due parole di ringraziamento a conclusione di questa celebrazione per il Natale dei militari, cui il nostro cappellano Don Giuseppe Cesana nutre sempre molto entusiasmo. E quale coordinatore di questa messa interarma desidero anch'io ringraziare tutti i presenti, in particolar modo le associazioni di arme combattentistiche, le sorelle volontarie della Croce Rossa, le autorità civili e militari e le rappresentanze di polizia. Grazie veramente. Guardavo e guardo anche in questo momento lo schieramento dei gagliardetti, dei vessilli e dei gonfaloni che scortano la bandiera italiana. E mi sento pervaso da una sensazione di sicurezza e di protezione. Ispirano fiducia nella continuità di vita. Ecco, noi con questa funzione religiosa denominata il Natale dei militari anticipiamo la festività del Natale del 25 dicembre, che è espressione di pace e di fratellanza. Speriamo che il Signore ascolti le nostre preghiere e ci aiuti a superare questo momento difficile che sta penalizzando l'Europa e il mondo intero. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglie un sereno Natale. Chiedo ora al sindaco della città di Casale, Federico Riboldi, di venire qui per due parole di circostanza. Prego, sindaco.
Buona domenica a tutti, grazie in particolare a Don Cesane e alle associazioni d'arma della nostra città per l'invito di oggi. Quello che viviamo quest'anno è sicuramente un Natale molto particolare. Siamo passati da anni in cui momenti come questo non erano ipotizzabili e in quegli anni abbiamo tutti intimamente pensato che questa nostra società provata dagli anni delle ristrettezze, della pandemia, dagli anni in cui anche tra parenti non si poteva dialogare e vivere momenti di intimità casalinga, ecco, dicevo, tutti pensavamo che questa società sarebbe uscita cambiata da quel momento. E dobbiamo onestamente arrivare oggi alla conclusione che così non è stato. È un Natale difficile perché dopo la pandemia è arrivata la guerra, una guerra che ci sembra così lontana ma in realtà è molto vicina. La guerra che viviamo oggi in Ucraina è la stessa sorte che è toccata ai cugini europei della popolazione dei Balcani negli anni 90, nella quale molti dei presenti oggi in divisa hanno vissuto in prima persona gli orrori. Ed è la stessa situazione che hanno vissuto i nostri connazionali sul confine orientale alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando le potenze straniere hanno occupato le nostre terre e hanno costretto a un esodo di massa, come quello che oggi viviamo, della popolazione ucraina e i nostri connazionali. Quindi nessuna guerra è lontana, ma ancora maggior ragione una guerra che a poche decine di minuti di aereo da noi è una guerra vicina. Sentiamo fortemente le conseguenze di questa guerra. L'aumento delle materie prime, l'incapacità di continuare le opere che abbiamo iniziato, la difficoltà delle famiglie e delle imprese a far fronte alle spese quotidiane. E poi la sfiducia nel vedere chi ci dovrebbe rappresentare al meglio vendersi per i cosiddetti 30 denari. Detto tutto questo, però, oggi abbiamo la forza di essere una comunità. Oggi ci ritroviamo qua nella chiesa di Porta Milano per il Natale dei militari, ma che è un Natale che coinvolge tutta la nostra comunità. Ecco, di fronte ai gagliardetti, ai lavari delle associazioni d'arma, troviamo sicurezza, troviamo chi ha vestito la propria divisa, continuare il proprio impegno civico all'interno del volontariato cittadino. Di questo voglio ringraziare tutte le associazioni d'arma, il contributo che fornite quotidianamente al sociale, alla sicurezza, alla protezione civile all'interno del nostro territorio, di tutto il Monferrato, è un contributo che senza di voi non sarebbe assolto. E voi siete la continuità ideale di quelle centinaia di ragazzi, di quelle migliaia di ragazze e ragazzi nel mondo che, portando il tricolore sulla divisa, onorano la nostra nazione. Lavorano nei teatri operativi dove è richiesta una forza di pace, lavorano a difesa delle nostre missioni diplomatiche estere, lavorano a difesa dell'autodeterminazione dei popoli e rispecchiano perfettamente le parole che così bene Don Cesana nella predica odierna ci ha ricordato. Dove prevaricazione, i nostri soldati portano giustizia. Dove c'è tradimento, portano lealtà. Dove la paura vince su tutto, portano coraggio. Ma soprattutto dove è guerra, con il loro lavoro quotidiano, con il loro sacrificio, con la loro professionalità e il loro impegno, portano pace. Di questo tutti dobbiamo essere grati a chi ha vestito una divisa e a chi la veste oggi. E quindi, nonostante le difficoltà che stiamo vivendo, la forza di una comunità, la forza delle sue leggi, la forza dell'ordine che all'interno di questa comunità vive, ci dà coraggio, ci dà speranza e ci permette di vivere un Natale affinché il futuro possa essere migliore, in particolar modo per le nuove generazioni. Quindi davvero un buon Natale a tutti, un grazie ancora agli uomini in divisa che oggi mi hanno voluto con loro, a nome di tutta la città, a festeggiare questa ricorrenza.
Allora, in piedi concludiamo questa celebrazione invocando su di noi la benedizione del Signore. E uscendo troverete un piccolo rinfresco, per cui cercate di bere, perché sennò devo berlo tutto io, e il Don Eloge. Lo faremo anche volentieri. Va bene, ringrazio tutti, però un grazie particolare lo voglio dire al generale 40, che è stato lui l'ideatore decenni fa, almeno 12-14 anni fa, di questa festa, che veramente mi regala sempre un pizzico di emozione, perché 22 anni di cappellano militare tra la Guardia di Finanza, i Carabinieri, il Genio Ferrovieri, l'undicesimo battaglione, eccetera, eccetera, e le missioni all'estero hanno lasciato nel cuore una traccia indelebile. Quindi vi dico veramente grazie per questo momento di emozione che ho provato durante questa celebrazione. Il Signore sia con voi. Sono tutti voi che avete partecipato con gioia e con fede a questa celebrazione natalizia, scendo copiosa la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Con la gioia nel cuore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. E visto che a volte facciamo tanti applausi a queste attricette o a questi attori di quattro soldi, meritiamo che l'applauso lo facciamo a noi. E quindi un bel applauso.